facciamo vedere la piegatura del legno a vapore per costruire un telaio di un tamburo a cornice. Il legno che usiamo è del frassino, in maniera migliore alla piegatura. Allora, cosa consiste la piegatura a vapore? Qua dentro c'è l'acqua. Questa cassa si riempie di vapore e riporta il legno alla sua elasticità naturale. In quel momento noi riusciamo a piegare il legno. Nel lavoro ci vuole attenzione. Sì, questo però mi permette di farli più o meno grandi, se decido in un secondo momento che inizio a tirare al tamburo. Esatto. Una volta che si asciuga riesce a prendere la forma, mantiene questa forma, non riesce a prendere, mantiene proprio questa forma. Dipende dalla tipologia di lavoro che devo fare. Se devo fare un semplice dimostrazione posso lasciarlo anche una giornata. Se devo fare un tamburo che ha delle certe caratteristiche anche professionali, ovvero che non si sposti con la frizione della pelle e tante altre cose, anche un mese. Sì. Adesso poi magari vi faccio vedere dei tipi di tamburi, così si capisce la... Quello è diverso, è piegato a calandra. Mi spiego? Certo. Adesso finiamo questo lavoro. A vapore. Sì. A calandra significa che abbiamo due rulli in questa posizione, il legno va inserito da sotto. Il primo rullo prende il legno, il secondo lo snerva e quindi abbiamo questa tacchettatura qua. A vapore è una maniera più antica di lavorare. Questa è capra e capretto. Allora, la concia delle pelli avviene per Natale, Pasqua, si
faggino di pastori, di animali, eccetera, si recuperano le pelli, altro modo per si prepara per la colcia. La colcia viene con calcidrata e lume di rocca, potassio sarebbe. Praticamente, per capirci, quando gli anziani si facevano la barba, si facevano qualche taglio, non come dovrete, la stessa pietra. E nelle giuste proporzioni si disinfetta, va bene anche il pelo. Sì, c'è molto lavoro. We'll be right back.